Silvia Freire, Miss Ungheria nel mondo 2008, lo abbiamo detto in tutte le salse in questi giorni, lei è veramente bellissima, mi imbarazza la sua bellezza davvero. Grazie. Grazie. Mi capisce anche molto bene perché parla il portoghese e quindi mi ha detto non c'è bisogno quando mi fai una domanda di tradurre in inglese. Io allora continuo a parlare in italiano, se hai difficoltà mi dici e parlo in inglese, ok? È meglio se parlo in italiano però. Silvia, giovanissima, 26 anni, giusto? Sì, giusto. Oh, ma parla benissimo l'italiano. Ed è, lo abbiamo scoperto prima perché l'ho intervistata, hai visto, io ho fatto l'intervista al tuo fidanzato, giusto? Che è un giocatore di poker professionista. Tu hai imparato a giocare al poker grazie a lui. Since when you play poker? Da quanto tempo giochi al poker? I know the rules and the game, like 3 years ago it's when he teach me, but I started playing more seriously after the breaking up, oh. 1 year ago, oh. So that's when I started to play a lot. Ok, allora ha detto conoscevo le regole già da 3 anni circa, però in effetti ho cominciato a giocare un anno fa, realmente ho giocato in maniera molto più seria. Silvia, ma è per merito del tuo fidanzato se sei così brava. You must thank your boyfriend if you are so good to play for your for your ability. No, because it wasn't him who teach me only the basic rules. Yeah. And I learned everything by my own. Yeah. Alone. When I started to play, I never read a book, nothing. Just started to play and hearing. I was listening to other players. But I'm really good at maths, I'm an economist. And I really like strategy. Yes, and when you have to think. Because I don't like gambling, but yeah. I like poker because you have to think. Oh, you study economy? I finished, yes. Oh, allora, ha detto, io non è merito suo, non è tutto merito suo a dire il vero, perché io conoscevo le regole basilari del poker e ho cominciato a giocare e osservando ed ascoltando quello che dicevano gli altri ho cercato di capire quale fosse la strategia migliore, una strategia che l'ha ripagata perché è arrivata 28esima nel nostro torneo principale su 213 partecipanti e si è classificata benissimo in questo tavolo. Sì. Purtroppo non ha avuto, in entrambi i casi non ha avuto il premio, però ha dimostrato di essere veramente una brava giocatrice. Silvia, I want to thank you for your smile, for your always smiling, and I want to thank you to be here. We hope we can see in Montenegro too in September, from 8 to 11 of September. I hope so. Oh, okay. Grazie, mi sono molto divertita molto. Oh, e ci ha concesso anche un po' di italiano. Grazie Silvia, grazie mille. Ci rivediamo a settembre in Montenegro. Grazie.